Un calo del 40% negli alberghi e di conseguenza sulle tavole dei ristoranti. È questa almeno la stima fatta dal movimento TNI, Tutela Nazionale Imprese, in vista delle festività natalizie. Le attività hanno praticamente la certezza di rimanere aperte, grazie al Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre, ma anche di dover escludere i non vaccinati dalle tavole dei cenoni. Per i ristoranti è difficile la gestione, in quanto una famiglia che ti prenota una tavolata di anche di 10 persone, basta una persona sprovvista di Green Pass e la tavolata viene disdetta, è già successo purtroppo, non è questo che risolve il problema, penso che comunque sia il Natale le famiglie lo festeggino lo stesso a casa sua, quindi la tavolata viene solamente trasferita dal ristorante che ha una perdita sotto un tetto familiare. Altro tasto dolente è quello dei controlli sul Green Pass, affidati praticamente solo agli esercenti. Le verifiche a campione delle forze dell'ordine ad oggi sono state esigue e il Viminale in queste ore ha chiesto ai prefetti di sensibilizzare le associazioni di categoria per spingere gli esercenti al controllo della certificazione vaccinale. Non siamo controllori, non ci sentiamo controllori. Siamo costretti a fare il lavoro sporco con uno strumento che comunque sia non ci concede la certezza, no? Della persona che abbiamo a sedere, in quanto noi non possiamo controllare il documento. Noi siamo felici di accogliere uno strumento che ci permette di restare aperti, però bisogna anche denunciare, fra virgolette, le difficoltà che ci porta. Intanto non sappiamo quando finirà questo stato emergenziale, abbiamo difficoltà nell'organizzazione del lavoro con i dipendenti, nelle assunzioni che sono chiaramente bloccate, perché fin quando ci saranno le zone a colori è difficile poter assumere persone.